Paola? Allora, partiamo dal capitano Testa. Abbiamo detto capitano più anziano, capitano della terza compagnia, quindi compagnia degli anziani, quindi allievi perfetti, allievi del terzo anno. A lei chiedo qual è quella cosa che più le fa strappare i capelli. Quando scavalcano la linea gerarchica. Infatti non ce l'ho più io. Quando prendono per il culo. Passiamo al capitano Liottone. Allora, capitano Liottone, abbiamo detto ripetente, contrario. A lei abbiamo detto che le piace lo stile, si intende di moda, quindi le chiedo perché si ispira ad un cavaliere e quando è nata la sua passione per la cavalleria. Ma allora, diciamo che la mia passione per la cavalleria nasce in accademia, quando facevo equitazione. Proprio bello, devo dire, mi dirà un ottimo istruttore. Poi insomma, cioè, la cavalleria era l'arma dei nobili, cioè, che poi ha dato vita anche all'armatura, all'aeronautica. Come ho detto, l'unica costante nella vita è lo stile, quindi insomma, uno si può rifare solo là. Mi ispiro alla cavalleria. Da le antiche tradizioni, però penso che si possa anche fare meglio non essendo cavalieri. Passiamo al capitano della seconda compagnia, capitano De Cillis, cavaliere. A lei si ispira quindi il capitano Liottone. A lei chiedo, ma lei mangia carne di cavallo? Direi che, visto che l'equitazione è un'arte e la cucina è un'arte, sì, si mangia la carne di cavallo. Verrà disinquadrato. No, preferisco mangiare gli allievi. Ringraziamo i tre capitani e questa puntata delle Iene termina qui.